Wang, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. In questo video, ragazzi, vi farò vedere il mio ultimo acquisto, che lo sto utilizzando circa da 10-12 giorni, ed è un prodotto, ragazzi, che era uscito circa un annetto fa, non dico un anno ma quasi. Purtroppo al lancio mancavano alcune funzioni che potevano interessarmi, dunque ho aspettato di vedere gli aggiornamenti futuri eccetera eccetera. Adesso finalmente sono uscite ed è completo questo piccolo gioiellino, perché è tanto piccolo quanto potente. Onestamente mi sta regalando veramente tantissime emozioni. L'avrete già visto in qualsiasi canale di gaming, come parliamo di videogiochi e tantissimi altri, così come di tecnologia come HD Blog, ma volevo anch'io dire la mia su questo prodotto. Prima di tutto guardiamo un po' la scatola. Questa volta, fortunatamente, rispetto alla versione 2016, perché questa è la versione 2017, è stato inserito nella confezione di default praticamente il controller, ed è una cosa buona e giusta. Sul lato destro ci viene indicato il contenuto della confezione e ovviamente le specifiche di questa bestiolina, mentre dietro il bianco più totale. Guardate che razza di figata questo scatoletto, perché è piccolissimo, ragazzi, veramente piccolissimo, un po' a forma piramidale, ma comunque dopo lo andremo a vedere in dettaglio. Poi troviamo il telecomando, anche in questo caso, ragazzi, guardate che roba, finissimo. Il controller ufficiale, ed è una figata pazzesca. Ed infine troviamo il cavo USB per poter ricaricare appunto il controller e l'alimentatore. Purtroppo però manca un cavo HDMI. Sopra troviamo una superficie lucida da questa parte qua e opaca. Davvero molto bello la differenza tra opaco e lucido, che ricorda un po' la prima Xbox One, quella che da una parte era opaca e dall'altra era lucida, praticamente c'era questa divisoria. E qua, come potete vedere, abbiamo una linea verde che poi si accenderà, dunque ci sarà all'interno un LED che, una volta attaccata la corrente, si accenderà. Sul retro troviamo l'ingresso per l'alimentatore, l'ingresso Ethernet, infatti supporta appunto anche il cavo Ethernet, la presa HDMI e due porte USB 3.0. Ovviamente immancabile anche le grate qui dietro e anche sotto qua, per far respirare appunto questa mini console. La cosa figosa, ragazzi, è che nelle due porte USB 3.0 si possono connettere le classiche chiavette, con all'interno magari immagini, musica o video per poterle appunto riprodurre, ma si possono collegare anche hard disk esterni, sia sotto la funzionalità di lettore multimediale, come ho detto prima, dunque foto, musica e video, ma anche settando tutto, dunque formattandolo e rendendola in tutto per tutto una memoria interna. Prima di passare al controller, al telecomandino e ovviamente all'interfaccia, vediamo un po' le specifiche di questa bestiolina. Si monta il processore Tegra X1, che è lo stesso presente su Nintendo Switch, dunque diciamo che ha la stessa potenza di Nintendo Switch, e onestamente non è poco per una scatolina che misura 10x10. Ha 256 core Nvidia Graphics, è ovviamente un sistema a 64 bit, 3 giga di RAM, 16 giga appunto di memoria interna, ovviamente espandibile come ho detto prima tramite chiavette o tramite hard disk esterni. Come sistema operativo monta Android TV con Google Cast, supporta il 4K, l'HDR, il 1080 e il 720p. Ovviamente l'HDMI è la versione 2.0b con supporto all'HDCP 2.2, ovviamente con l'aggiunta dell'HDR. Ha anche una scheda Wi-Fi dual band che supporta l'802.11ac. Come audio supporta il Dolby Digital Plus e il Dolby Atmos 5.1 o 7.1. Prima di spostarci sull'interfaccia, così faccio vedere anche i giochi eccetera eccetera, vi parlo un po' del telecomandino, che è veramente molto molto faigo, perché è piccolissimo e ha tutte le funzioni necessarie. Nella parte lucida in mezzo a queste due opache si può alzare il volume tramite touch, per intenderci. Spostando il dito in su il volume aumenterà, spostandolo in giù il volume ovviamente diminuirà. Poi abbiamo il tastino della ricerca vocale, un po' come Google ci insegna, il tasto back, il tasto home, le frecce direzionali e il tasto ok. Questo, ragazzi, è il controller, che devo dire che mi ha colpito fin da subito, perché è veramente figo. Guardate che razza di effetto che fa quando lo muovo, perché è tutto quanto seghettato, si può anche dire così. È un controller, ragazzi, che unisce la forma esterna, dunque il design esterno del controller di Xbox One, mentre la predisposizione delle levette analogiche, queste due, ricorda molto PlayStation ovviamente. Abbiamo gli stessi tasti del telecomando, tranne appunto che l'aggiunta di altri tasti funzionanti per il gaming. Dunque troviamo il tasto Nvidia, il tasto back, il tasto home, il tasto play oppure pausa se lo stiamo utilizzando appunto per guardare dei film eccetera eccetera. Dietro abbiamo i classici grilletti e ovviamente in mezzo l'ingresso per poterlo ricaricare. Qua sotto invece troviamo l'ingresso jack 3.5, ovviamente per metterci le cuffie o le cuffie col microfono. E una cosa veramente molto figa, ragazzi, è che questo controller si potrà utilizzare anche su PC, ed è una cosa molto utile, perché senza spendere altri soldi per prendersi appunto un controller PC, ce l'avremo già all'interno della confezione. E finalmente, ragazzi, siamo giunti alla parte più interessante, cioè l'interfaccia. Partiamo dalla schermata home, divisa in quattro sezioni. La prima è dedicata ai consigli, diciamo, dunque magari ci farà vedere una pubblicità dei nuovi giochi disponibili sullo store, dei nuovi film disponibili sempre sullo store, di nuove canzoni, di nuova musica, di nuovi video su YouTube eccetera eccetera. Dunque la prima, diciamo, che è proprio una sorta di pubblicità all'interno dell'app. La seconda dedicata alle applicazioni, ovviamente sarà possibile scaricare qualsiasi tipo di cosa, perché ricordiamo monta Android TV, dunque quasi tutte le applicazioni e quasi tutti i giochi saranno compatibili
con questa mini console. Infatti ci sarà il Play Store dove poter scaricare appunto giochi di qualsiasi tipologia, ad esempio Asphalt 8, Real Racing, qualsiasi altro gioco Android. Stessa cosa per le applicazioni, dunque potremo scaricare qualsiasi tipo di app come se fosse uno smartphone vero e proprio. Io ho installato veramente tantissime applicazioni come ad esempio VLC oppure Kodi, che Kodi è un programma diciamo multimediale che permette di leggere qualsiasi tipo di filmato, di video, di immagine, eccetera eccetera. C'è già all'interno quello di ufficiale di Android, ma onestamente è molto scialbo, dunque Kodi è quello più completo anche in termini di codec. Infatti io mi guardo appunto le puntate in streaming scaricate da internet, dunque tipo Dragon Ball Super eccetera eccetera, e me le legge benissimo, me le aumenta anche di definizione, avendo una televisione 4K ovviamente me le upscala in 4K. Spostandoci all'app YouTube potremo guardare qualsiasi tipo di cosa, ovviamente come se fosse un'applicazione anche su Smart TV o un'applicazione su smartphone, dunque potremmo aprire qualsiasi tipo di video, anche perché supporta anche su YouTube il 4K a 60 frame e in HDR, dunque praticamente qualsiasi tipo di formato a qualsiasi tipo di risoluzione. E la cosa figosa, ragazzi, è che supporta anche, che potrebbe essere anche una roba secondaria per molti, ma secondo me è primaria, almeno in certi versi, supporta la visione di video a 360 gradi. Infatti io seguo un canale YouTube che si chiama Only in Japan, che vi consiglio caldamente, dove molte volte fa video a 360 gradi, dunque potremo muoverci all'interno del video ma su TV, non tramite smartphone con uno schermo piccolino o tramite PC, proprio su TV, dunque una figata pazzesca. Ma parlando delle applicazioni più importanti a mio avviso, ovviamente Netflix e Amazon Video, almeno per chi usa tanto lo streaming. Io uso Netflix in maniera veramente da droga, dunque è bellissimo sapere che supporta il 4K, supporta l'HDR, supporta qualsiasi tipo di formato. E una cosa che voglio dire, ragazzi, è che è veramente velocissima, si accende in un lampo, è sempre funzionale, non si blocca mai, le app si aprono e si chiudono come si vuole, si può anche chiudere le varie app aperte, un po' come se fosse appunto uno smartphone Android, dunque tutte le app che noi apriremo potremo chiuderle dalla tendina delle applicazioni aperte, così da liberare RAM, dunque veramente un Android vero e proprio. Ma la cosa bella, come dicevo 2 secondi fa, è che velocizza tutto quanto. Ma ora spostiamoci in basso nel menu perché andiamo nella parte più interessante, sto parlando della parte riferita al gaming. Questa parte, ragazzi, è veramente immensa, perché oltre a poter scaricare tutti quanti i giochi di Android nuovi e vecchi, non dico tutti, quasi tutti, perché certi devono ancora essere abilitati per Android TV, comunque quasi tutti sono compatibili, ovviamente logandoci con il nostro account Google potremo scaricare tutti i giochi già acquistati anche direttamente dallo smartphone quando li abbiamo utilizzati sullo smartphone. Dunque se abbiamo acquistato ad esempio, come sottoscritto, Final Fantasy 9, che era un gioco che volevo assolutamente giocare su TV, me lo sono ritrovato direttamente da riscaricare, infatti l'ho installato e ci posso giocare, ed è veramente fighissimo giocare a un Final Fantasy 9 della prima Xbox su uno schermo da 49 pollici, nel mio caso è veramente una goduria per gli occhi, ti riporta indietro nel tempo ed è una figata. Ma stessa cosa anche per i giochi Android moderni, come potrebbe essere Asphalt, come potrebbe essere Real Racing, ovviamente montando un Tegra X1, tutto quanto viene fatto funzionare in maniera meravigliosa, grafica al massimo, dettagli al massimo, fluidità al massimo, nessun tipo di rallentamento, nessun frame che si perde, insomma veramente una goduria giocare i titoli Android, anche quelli gratuiti, cioè cambia radicalmente dallo smartphone a questa, dunque veramente una cosa fighissima per i giocatori. Infatti adesso in questo momento saranno passando delle immagini prese da Real o da altri giochi Android, e vi posso dire, ragazzi, che chi ama fare i gameplay o i commentary sui giochi Android qui può farlo, nel senso che c'è un apposito menu che ci permetterà di registrare screenshot, dunque registrare schermate di gioco, o registrare addirittura filmati con commentary, dunque con la voce fuori campo, per intenderci con la vostra voce che parlate, oppure filmati con l'audio originale del gioco senza voce esterna. Questa cosa ovviamente è possibile farla anche dagli smartphone, anche il mio S8 può registrare da schermo, può registrare appunto i giochi, però onestamente farlo da uno schermetto di 5-6 pollici o farlo su TV è tutta un'altra cosa, anche perché si vede meglio quello che si fa, si è strabaccati magari sul divano senza essere ingobbati con lo smartphone, dunque è una funzione veramente utile soprattutto per chi ha canali dedicati a gameplay di Android, gameplay di giochi di Android. Ma ora, ragazzi, arriviamo a GeForce Now. Cos'è GeForce Now? È un catalogo veramente molto ampio, perché ogni mese vengono aggiunti giochi gratuiti, ovviamente di Nvidia, con un abbonamento, dunque si paga un abbonamento di 9,90€ al mese, ma si ha accesso praticamente a tantissimi titoli, alcuni gratis già all'interno dell'abbonamento, per intenderci un po' come Netflix, alcuni come ad esempio delle novità a pagamento ovviamente da acquistare, ma tutti quanti eseguibili in streaming. Infatti non dovremo installare nulla su
sul nostro hard disk interno, hard disk esterno, ma sarà tutto quanto in streaming dai server Nvidia. È una figata pazzesca, ragazzi, perché io non avevo mai provato una funzione del genere e non vedevo l'ora di provarla, perché ho detto ok, io non ho una connessione veloce, perché ho una 30 mega, dunque avevo paura che per far funzionare i giochi in streaming tramite server appunto di Nvidia servisse tipo una 100 mega, una 1000 mega, eccetera eccetera. Invece vi posso assicurare, intanto passeranno delle immagini sicuramente, ho provato Street Fighter e gira a meraviglia, come potete vedere, ed è una 30 mega, è tutto quanto in streaming e tutto quanto senza troppo input lag. E mi sono fatto delle domande perché pensavo che mi avessero aumentato la velocità della linea, invece la mia linea era rimasta a 30 megabyte, eppure tutto il gioco va a meraviglia, come potete vedere. Cioè è una cosa assurda. Stessa cosa The Witcher, giochi pesantissimi tramite server e sfruttando ovviamente il Tegra, cioè girano a meraviglia. Ovviamente ragazzi, non aspettatevi un risultato come un PC di fascia altissima, un Xbox One X, una PlayStation 4 Pro, perché appunto il processore non arriva a quei livelli, però onestamente poter giocare a quasi tutto il catalogo in maniera veramente buona, per certi versi, per certi giochi ottima, in risoluzione 1080, perché appunto essendo in streaming la risoluzione potrete settarla voi tipo fissa 1080, 720 eccetera eccetera, o addirittura automatica, dunque si sistemerà lui in base alla velocità della linea in quel momento, un po' come lo streaming su Twitch e su altre piattaforme. Ma oltre a questo servizio, che offre veramente un catalogo molto molto grande, come vi ho detto, molti a pagamento ma molti anche gratuiti, c'è anche il servizio di streaming giochi tramite il vostro PC. Vi faccio un esempio: avete il PC in camera, il vostro PC, con montata una scheda GeForce, dunque per forza deve essere una scheda GeForce. Voi potrete avviare i giochi sul vostro PC in camera e farli streamare, diciamo, tramite la rete domestica, che dopo ve li porta automaticamente su TV, sfruttando la potenzialità della vostra scheda grafica. Dunque, se avete una scheda grafica montata sul vostro PC in camera da 3000 euro, potrete usufruire di questa potenza in più per far partire tutti i giochi che avete su PC, ovviamente compatibili con GeForce, sulla vostra televisione. Ed è una funzione secondo me interessantissima, perché appunto se uno non vuole stare lì tutto il giorno seduto su una sedia, seduto su una poltrona a giocare davanti a uno schermo piccolino, uno può buttarsi direttamente sul divano in camera, in salotto, distante dal PC, e giocare allo stesso titolo su TV. E ora ci spostiamo all'ultima schermata della home, che sarebbe dedicata alle impostazioni. Abbiamo le impostazioni globali, diciamo le impostazioni di sistema, che dopo ci arriveremo, le impostazioni del controller o di comunque degli accessori, dove potremo controllare la percentuale della batteria rimasta al controller o al telecomando, dove potremo aggiornare il controller e il telecomando, assegnarli ai vari profili, eccetera eccetera, le impostazioni della rete, dunque che rete stiamo utilizzando, se wifi, con ethernet. Ma arrivando alle impostazioni, ragazzi, anche qua ce ne sono a milioni. Ovviamente supporta come risoluzione il 4K con HDR a 10 e 12 bit, dunque tutte le risoluzioni, tutte le TV potranno essere fatte funzionare al meglio. Infatti nelle impostazioni ci sono veramente miliardi di settaggi, tutto dedicato alla parte video, lo spazio colore, i bit, la risoluzione, la definizione, tutto quanto praticamente. Stessa cosa per quel che riguarda l'audio: si potrà farlo stereo, si potrà farlo surround 5.1, 7.1, eccetera eccetera. Le app installate sulla nostra Shell, dove potremo eliminarle, cancellarle, spostarle, eccetera eccetera. Poi ovviamente andando in basso nelle impostazioni ci sono altre miliardi di configurazioni. Insomma, non mi soffermerò troppo su queste impostazioni, veramente, perché ce ne sono tantissime, ragazzi, un po' come appunto lo smartphone Android. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo immenso video dedicato a questa scatoletta magica, perché è veramente piccola ma è potentissima onestamente per quello che fa. La mia non voleva essere una vera e propria recensione, ma un parere da chi l'ha acquistata dopo tantissimi mesi dall'uscita. Onestamente, ripeto, sono passati veramente tanti mesi dall'uscita, ma aspettavo che diventasse completa, per intenderci. E che dire ragazzi, un pollice in su è sempre apprezzato, preferiti se volete, un commentino lasciatelo qua sotto, e ci vediamo con il prossimo video. Ciao ragazzi.